But man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads. Thank you.
Ed eccoci qua, benvenuti e bentornati in Intel. Buongiorno, buongiorno. Ma oggi abbiamo una novità e inizieremo con una sorpresaina. Quindi taccio, mi taccio e ti taccio, Matt. Certo. Perché, come tu già ben sai, daremo il via con la nostra cara e fantastica Camilla D'Onofrio! Bravissima, bravissima. Grandissima, grandissima. Come ormai ci sta abituando molto bene, Camilla. Ci sta un po' viziando qui. Sta un po' viziando. Aspetta, che ti rimetto anche a te. Buon Matt. Ragazzi, allora, che ne dici? Io ho visto un parecchio entusiasmo in chat. Sono molto contento. Siete meravigliose. Tu sei meravigliosa. Oh, tu sei ancora più meraviglioso. No, guarda, sono veramente... Adesso faremo un'intera live così. Esatto. Facciamo tipo ping pong. Ma
Ma tra l'altro mi hai sorpreso perché a un certo punto c'è stato questo cambio di rotta che io non mi aspettavo, che ci hai aggiunto anche la voce, hai cominciato a cantare. Non me l'aspettavo, pensavo che fosse soltanto violino, invece... volevo, infatti grazie. E poi quello che abbiamo pensato tutti quanti ieri con il decreto di Conte. Volevi, esatto. Un po' sì. E quindi bentornati a tutti quanti, vedo la chat molto calda, è partito appunto live train, cioè, bisogna ringraziare Ruco per il sub, 92 Zen per il resub del secondo mese di fila, Zio Gabro che ci ha fatto il ride, Arcala Madame, Arcala Madame, è il caso di dirlo, per il sub, Giuliano 22 per il resub del secondo mese di fila e Brucechetta per il resub dell'undicesimo. Bruschetta, vabbè, però Brucechetta mi piaceva pure, sembrava un po' dei rapper di Ostia. Ah, vedi. Si festeggia quasi un anno Brucechetta e si aggiunge anche Johnny26k con un resub del secondo mese di fila. Ed è partito live train, madonna ragazzi, mamma mia, cioè. Grazie a tutti ragazzi. Come ha detto Camilla, oggi va così, una bella live rilassata, dove facciamo due chiacchiere, ogni tanto ci ascolteremo anche un po' di esibizioni bardiche della nostra cara Camilla, e si parlerà appunto di musica. Siamo partiti non a caso, infatti ho messo Caped nelle musiche del countdown, perché siamo partiti, questa era appunto una soundtrack di Caped, e per l'esattezza quale era, che traccia è? Questa qui? Dyehouse. Dyehouse, è già tipo la quarta volta che io glielo chiedo, ma io sapete che ho la memoria di un pesce rosso. Ti vogliamo bene comunque, Simone, non preoccuparti. Come se fossi normale. Sì, esatto, il nostro bimbo speciale va bene così, ti accettiamo per quello che sei. Grazie, intanto grazie Yuki-chan, grazie Useless Gibbon per il resub e il sub. E vi dico anche che purtroppo dobbiamo aggiornare per bene, sistemare un attimino il sub goal, che come ovviamente ogni cambio di mesi abbiamo subito un grosso calo, in realtà non siamo a 1344 sub ma parecchi di meno, perché ovviamente ci devono essere i resub, si devono riaggiornare, però piano piano riprenderemo terreno e dalla prossima live riaggiorneremo per bene il sub goal. Bezen01, grazie per il resub. Grazie. Quindi, belli. Si parla di soundtrack, si parla di musiche, domando alla chat ma di conseguenza anche a voi, Matt e Camilla, certo. Quali sono le soundtrack dei videogiochi? Quindi oggi si parla quasi prettamente di videogiochi, poi se volete aggiungere anche serie TV, film, eccetera, si può fare. Che vi sono entrati nel cuore, quelli che vi... la mazzonna, scusate, Wolferotto, il Panzerotto! Ci ha fatto 50 monete d'oro di donazione. Grazie, Wolfer, grazie mille, madonna. Wolfer. Grazie, bello. Allora, a maggior ragione ti chiediamo qual è anche la tua soundtrack del cuore e partirei proprio dalla nostra Camilla. Quali sono le colonne sonore che proprio maggiormente ti hanno ispirato? Parlando sempre di videogiochi, Allora, sicuramente al primo posto c'è l'intera soundtrack di Final Fantasy VIII. È stata la prima soundtrack a cui ho prestato attenzione e è quella che mi ha fatto innamorare totalmente del suo compositore e della saga di Final Fantasy. Poi in realtà... E tu hai iniziato a giocare a Final Fantasy perché avevi sentito le musiche o è successo giocando che te ne sei innamorato? Esattamente come tutti i giocatori, nessuno sapeva che cosa fosse veramente Final Fantasy VIII. Quindi tutti si sono buttati in questo gioco, si sono ritrovati con dei tutorial totalmente inutili e intanto, mentre cercavano di capire qualcosa, ascoltavano queste musichette. Quindi io, ascoltando mia sorella che ci giocava e poi provandoci io, ho scoperto questo mondo meraviglioso delle musiche per videogiochi. E poi vabbè ragazzi, il mio primo vero videogioco è stato Super Mario World, quindi quella particolare host mi è entrata nel cuore. Bellissimo. Buon Matt, narraci le tue passioni musicali. E ironicamente parlando, una delle soundtrack che più uso anche all'interno delle mie campagne... Scusa, ti devo zittire! Questi sono la giocata di Simu durante il segno dato allo svenimento, rollata molto azzeccata, ho recuperato...
tale puntata. Grazie Girl with Wings per la donazione di 10 monete d'oro e Kircio che si resabba. Grazie mille ragazzi. Grazie ragazzi. Scusa l'interruzione, ma è doverosa. No, no, ma che ci mancherebbe. Doverosa e odorosa, aggiungerei. È odorosa, come piace a noi. No, dicevo, una delle soundtrack che sicuramente più amo e che mi piace utilizzare è sempre del mondo di Final Fantasy, ma di Tactics Advance, gioco a cui sono affezionatissimo, e la sua soundtrack è una di quelle che più mi accompagna durante le mie campagne. Se ho la possibilità di mettere musica e robe del genere, è quella di appunto Final Fantasy Tactics Advance, è sempre quella che metto fissa. Poi ce ne sono molte altre, tipo quelle di Warcraft 3, su cui ho passato indicibili numeri di ore a giocarci, e anche di Pokémon. Sicuramente le soundtrack di Pokémon ci sono molto legato, soprattutto nelle loro cover, versione magari metal o rock, che le trasformano totalmente. O jazz, che le ha trasformate Camila D'Onofrio. Oh no. Tactic Advance mi mancava. Io, come sapete, sono un po' ignorante per quanto riguarda, a parte in generale sono ignorante, intanto grazie per il livello 1 completato per l'uptrain, sono un po' ignorante su Final Fantasy, quindi adesso per pura curiosità le ho messe di sottofondo. Mi sembrava doveroso farlo. Doveroso. E sono arrivate un sacco di abbonamenti. Luxion ha regalato 2 abbonamenti a Francesco Caste 05 e Valentina Ciancia. Grazie mille. Si aggiunge anche Rapace 0987. E madonna, ragazzi, siete veramente tanti. Benvenuti o bentornati per chi si resabba. Intanto vado a leggere un po' di commentini che ha triggerato un po' l'utenza. Vediamo. Liberi Fatali, che cos'è Liberi Fatali? Non credo sia un videogioco. È la OS di, cioè la track di presentazione di Final Fantasy 8, è la prima OS che ascolti. Ecco, vedi, sì, è guarda. Meravigliosa. Infatti sono in tanti, scrivono Final Fantasy tutta la vita, soprattutto 7, 8, 9, 10. A mio avviso al momento la OS Nier Automata è bella. Molto bella. Nier ha delle signore musiche, effettivamente, su quello non gli si può dire nulla. Kingdom Hearts, Persona, mi ha avvicinato Persona molto. Molto, molto belle, molto particolari soprattutto. Vero, vero. Qualcosa di Persona l'abbiamo usata anche per Luxastra stagione 2. Mi ha incuriosito molto Gian, che ovviamente me ne ha parlato tantissimo. E alla fine sono finito per ascoltarmi tutte le soundtrack, sono stupende. Steady Ball ci dice "This is what you are the Warframe", Nameless Song di Dark Souls, molte di quelle di Nier Automata o Automata. Dark Souls ha degli ottimi spunti. Devo dire, Dark Souls veramente ha delle bellissime soundtrack che accompagnano, secondo me, dei momenti cinematografici altissimi. Assolutamente sì, e stanno bene soprattutto in quel contesto. Non riesco a vederli da altre parti, sinceramente. Vero. Niente. E ci dicono anche Lullaby of... Oddio, non so se la leggo bene, sai, il mio elfico non è molto corretto. Lullaby of Wu di The Witcher. Ho capito qual è, non so come si pronuncia, ma è bellissima quella di Lullaby. Tra l'altro dopo in caso la mettiamo. Poi c'è una richiesta dal pubblico, Kwaku Anansi, ti chiedo, ti prego, suona I Legend Never Die. Non so se la conosci. Non ne ho la più pallida idea. Possiamo fare un esperimento. Mamma, potremmo fare un esperimento. Legend of Never Die, immagino che intendano quello con cui avevano fatto uno dei trailer di League of Legends. Non ne ho la più pallida idea. Vediamo. Suongo, poi potrei sbagliare. Immagino di sì, però. Sono curioso. La vogliamo provare un attimino a ascoltare? Secondi. I Legend Never Die. Perché il titolo mi dice qualcosa. Legend Never Die. Può darsi che la conosco. Non so se voi la sentite, ragazzi. No, io purtroppo. No, noi non la sentiamo. Mettete l'audio un attimo di allora, esatto. Mi muto. When the world is calling you, can you hear?
È il tema di BB. L'avete notato questa cosa? È bellissima. Comunque sì, era la canzone a cui stavo pensando io. Sì, perché è di League of Legends, è stupenda. Molto bella. La metto in pausa e questa potrebbe essere una bella idea. Potremmo provare a ripeterla. A proposito di League of Legends, tra l'altro, mi piace tantissimo Warriors, che mi è entrata nel cuore ormai da anni. E beh, bella. Porca miseria, se è bella, ragazzi. Non riesco a... Ogni tanto me la devo risentire. Mi ricordo c'è stato un... L'ho scoperta, perché io non giocavo molto a League of Legends, l'ho scoperta durante un game show. No, un game show. Il game show è quello di Andros. come si chiama? Oddio! Games Week. Durante un Games Week di qualche anno fa, era praticamente la colonna sonora che si sentiva in qualsiasi padiglione della Games Week. Vero. E appunto dissi, che cazzo è? La cercai con... all'epoca con l'app di cui mi sfugge il nome, Shazam, esatto, e ho scoperto che era di LOL, e poi proprio in quel periodo poi ho iniziato a giocare a LOL. Madonna, che cazzo di feels. Poi sempre dalla chat, la soundtrack di Dragon Age, soprattutto Inquisition, bella. Come dargli torto, molto bella, mamma mia, molto spesso bella. La utilizziamo anche nelle storie di Instagram di Intel. La host più bella in assoluto per me è sempre quella di Ocarina of Time, anche questa, piccolo capolavoro, ma devo dire che anche quella di The Last of Us mi fa sempre piangere parecchio. Eh sì, anche perché le soundtrack hanno questo potere che ti rievocano, no, i momenti più topici anche vissuti nei videogiochi, quindi molto spesso magari una soundtrack che si potrebbe ascoltare al di fuori, quindi non giocandola, non ti potrebbe entrare nel cuore tanto quanto lo potrebbe fare una soundtrack che ascolti nel mentre che stai giocando una determinata situazione o un determinato gioco. Non so se ci avete fatto caso voi a questa cosa. Altro che, caspita. Sì? Che sia fisiologico. È la base, secondo me. Parte tutto da lì ed è incredibile anche scoprire come i compositori siano entrati in questo medium e abbiano cercato di contribuire esattamente come compositori per film o serie TV. Vero. Infatti mi è capitato alcune volte, no, siccome parlo spesso delle soundtrack dei videogiochi, alcune persone mi hanno detto ascolta di questa, ascolta di quest'altra, ascoltandola magari non mi aveva detto granché. Poi giocando il videogioco sono entrato in fissa, quindi è una cosa che ha molto a che fare con l'emotività di un giocatore. Ah, ma qui sono tantissime, ragazzi, avete dato un sacco di tracce. Come soundtrack ci sono, oltre i vari Final Fantasy, Legend of Zelda, Metal Gear Solid, Legend of Dragon. La mia preferita rimane senza dubbio quella di Castlevania, Symphony of the Night. Mazzuna. E speriamo di riuscire a farvi entrare nel cuore anche le colonne sonore che sta componendo proprio in questo periodo la nostra cara Camilla per Luxastra stagione 3, che noi non vediamo l'ora di ricominciare. Mamma mia. Già, anche perché con questo power up, ragazzi, sarà tutto decisamente più spettacolare. Io ho avuto modo di ascoltare già qualcosina che mi ha mandato in anteprima, in work in progress, Camilla, e devo dire che funzionano. Anche Violet Evergarden ha delle soundtrack con i controcoglioni, cavolo, questa mi manca. Sì, questa mi manca. Sì. È un bell'anime, lo trovi su Netflix, tra l'altro. Interessante. Però le soundtrack per gli anime sono già tutto un altro universo. Sì, ma per me ogni media narrativo ha ai suoi diktat. Sì, esatto, esattamente. Vero. Sara Campolo invece ci dice, per me le soundtrack del primo Pokémon Mystery Dungeon, quando ho provato la nuova demo, mi sono messa a piangere non appena iniziato le host. A differenza del gioco, che io devo essere sincero, non mi ha fatto proprio impazzire Mystery Dungeon, parlo soprattutto quello vecchio, ma le soundtrack sono stupende, hanno fatto un lavoro pazzesco.
E poi vabbè, c'è Connie Daidone che ci dice, ci ricorda Cowboy Bebop. Vabbè. Che vabbè, vabbè. Andiamo sui mostri sacri, lì, che gli vuoi dire a Cowboy Bebop? Assolutamente niente, ma proprio l'anime, cioè come opera totale a 360 gradi da. È un cazzo di capolavoro. Molti non la conoscono perché ovviamente Cowboy Bebop comunque fa parte un po' più della nostra generazione. E vi consiglio assolutamente di recuperarvela se ve la siete persa come serie anime, che proprio la metto alla pari di altri piccoli capolavori, veramente Trigun addirittura, ci dicono. Sì, è vero, anche Trigun c'aveva delle belle host, e sono sempre quella generazione lì, sempre quella generazione lì. Le soundtrack di Life is Strange, attenzione. Già quelle sono più, vanno più a gusto secondo me. Io le ho reputate molto orecchiabili, molto aesthetic, molto carine, ma ho sentito molte persone dirmi che invece non le hanno particolarmente. Sì. Penso che sia proprio una questione puramente di gusto, cioè semplicemente sono molto così, molto situazionali, ecco. Fuori dal loro contesto. Per me sono, è quel tipo di soundtrack che è un po' al limite, perché personalmente una buona soundtrack dovrebbe riuscire a essere orecchiabile e funzionale anche al di fuori del medium per cui è stato composto e creato, e quindi alcune cosine non funzionano per me, ma appunto dipende dal gusto, dall'obiettivo, eccetera. Magari a questo compositore mi frega un cazzo, allora siamo a posto. A voi è mai capitato di andare a sentire dal vivo un'orchestra di quelle proprio quelle ufficiali dei videogiochi? Perché yes. ne ho viste su YouTube alcune, però dal vivo non mi è mai capitato. Ho visto che a Milano qualche mese fa c'era stato... l'orchestra di Dragon Ball, ad esempio, non del videogioco, però in questo caso dell'anime, e mi hanno sempre incuriosito, cavolo. Non mi è mai capitata l'occasione, ora chissà quando potrà ricapitarmi per via della quarantena. Mamma mia. Buongiorno, congiunti. Buongiornissimo a lei, buon Luca. Faccio un po' di compagnia anch'io. Grazie. Si parlava di soundtrack di videogiochi, Luca. Fermo. Si parlava, qual è la vostra soundtrack preferita in generale? Io penso di sapere la risposta di Luca. Vabbè, facile. John Williams con Guerre Stellari, ma tutto John Williams. Che in effetti, però ridendo e scherzando, effettivamente anche per me le soundtrack di Star Wars, anche dei videogiochi, le tengo molto nel cuore. Ce n'è e una in sono gli arrangiamenti. Ce n'è una in particolare di Star Wars che mi piace tantissimo, però non ricordo il titolo della traccia. E se mi dici il momento, magari posso aiutarti. Era, se non sbaglio, c'era il Millennium Falcon che doveva attraversare la pioggia di asteroidi. Sì, episodio 5, quando scappano dallo Star Destroyer e vanno nell'asteroide che c'è il bruco, il verbo. Forse era quella, che sono... mi viene in mente in particolare il momento di un videogioco. Shadow of the Empire. Cavolo, dovrei sentirla. Adesso evito di metterla perché sto molto attento anche al copyright, essendo che le live le ricarichiamo su... Perché esatto. Assomiglia moltissimo a quella che fece più o meno lo stesso anno Indiana Jones e il Tempio Maledetto, di quando Indy cade con il gommone sull'Himalaya, no? Fatevo una roba del genere. Cavolo. In questo momento ho ascoltato le musiche che c'erano prima di sottofondo, la traccia che ha fatto Camille, quindi non riesco a concentrarmi. È confuso. È come quando assaggi troppe cose di sapori diversi, poi c'hai tutta la percezione alterata, no? Quindi non riesco a ricordarmela. Devi ascoltarti 10 minuti di rumore bianco. Esatto. Che piacere. No, per niente. Intanto ringraziamo Mario Del Pennino per la resub. Ciao, ora... Marione. Ah, Mario. Ora Bona, 1991, anche lei si resubba per il secondo mese di fila, e King Shadow
225, benvenuto, che si sabba. Grazie. Matt dell'avventura ci fa sapere: le soundtrack che mi sono entrate nel cuore sono quelle di Bloodborne, Lawrence the First Vicar e German. Ragazzi, il mio elfico è sempre pessimo. E Dark Souls 3, madonna quante ne ho sentite di Dark Souls 3. Doom 2016 e Doom l'abbiamo messa qualche live scorsa, se non ricordo male, proprio come sottofondo. Vogliamo parlare delle soundtrack epiche? Tre parole: Portal e Portal 2. Molto belle, però non lo so, cioè allora, molto belle, ma non le definirei al top, perché anche lì secondo me è molto situazionale, cioè le musiche di Portal, se le prendi fuori da Portal, non so quanto rendono, cioè ad esempio prendendo Bloodborne, cazzo, soprattutto quelle orchestrali con il coro e tutto quanto, è figo, punto, cioè preso o non preso all'interno del contesto. Quelle di Portal, tipo la canzone finale, boh raga, a me ha fatto piangere, ma per il contesto. Fuori dal contesto è sicuramente una bella traccia, molto, molto orecchiabile e piacevole, ma il potere del sentimento ce l'hai solo se ci hai giocato. Per me, poi io parlo ovviamente a gusto personale da totale ignorante dell'ambito musicale. Vero. Vero. È fondamentale un'opinione come la tua, perché tu hai due orecchie per ascoltare e se noi musicisti che creiamo la musica non riusciamo a farti percepire determinati sentimenti, è in una sorta di fallimento, vuol dire che non siamo stati abbastanza chiari, quindi in realtà a volte è più importante la tua opinione della mia. mille. Ti giuro. io non mi permetterei mai di dissentire con te, quindi... Bravo, così si fa, hai capito tutto. Esatto. Ma tornando all'argomento orchestre musicali, io sono stata due volte a sentire Distant Words e ho la maglietta e sono molto orgogliosa perché era introvabile, maledetti, e, che è l'orchestra ufficiale di Final Fantasy. Invece anche l'orchestra ufficiale di Kingdom Hearts, quello che ci sono stato due volte, bellissimo. Quella è stato molto bello. Io ho apprezzato di più Distant per tutta la parte di arrangiamento, ma mi è piaciuto tantissimo questo concerto perché c'era la Shimomura a suonare il piano ed è una patata. Ma in Italia le hanno fatte queste? Sì, a Milano. Sì, hanno fatto anche Milano di Guerre Stellari, di Assassin's Creed. Sì. Che tra l'altro, Camilla, pensa, io il secondo concerto che ho visto di Kingdom Hearts, che aveva tutte le musiche del 3, visto che io non ho giocato Kingdom Hearts 3, me lo sono visto in una sola, occhi chiusi, me lo sono solo ascoltato, è stato bellissimo. Fanciullo, io ero in prima fila, ho visto cioè, non potevo neanche far finta. No, io mi sono seduto, occhi chiusi, tranquillo, sì. Me lo sono goduto tutto, senza cioè, sono uscito dal concerto senza mezzo spoiler. Complimenti, no, io non sono riuscita perché volevo vedere le facce dei musicisti che si mettono, dei musicisti italiani che si mettono a fare questo tipo di repertori e vederli disperati, totalmente disperati, perché non sono preparati. Sai fare qualcosa di Kingdom Hearts? Ti chiedo, Camilla. Yes, assolutamente sì, ho fatto un mashup meraviglioso che è caricato sul mio canale YouTube. Beh, potrei reagire molto male alla cosa, ve lo dico. Tanto, se piango è colpa di Simone. Vi faccio uno shout out di questa soundtrack. Mi aiuti a trovarla, Camilla? Assolutamente sì, t'ammando subito. Ok, e ti chiedo a questo punto se riusciamo a far piangere Matt. Se... Ma perché? Ma per quale motivo? Cioè, sogniamo Kingdom Hearts. Perché no? Perché no? Assolutamente no. Devo solamente controllare di avere la base pronta, quindi intanto tenete panco lì. Sì. Intanto sto cercando Kingdom Hearts, la sto cercando io. Hai detto mashup? Luca, nel frattempo qual è la musica che invece fa commuovere te? Oltre a Star Wars in generale. Sì, no, parliamo soprattutto di videogiochi, eh. Urca. Allora, in realtà più che commuovere, che mi gasa un casino, sono le varie anche, tipo anche di Skyrim, quei suoni molto nordici, diciamo. Infatti a me è capitato spessissimo di ascoltare musica
svedese, norvegese, di quelle zone lì, ma anche proprio quei canti vichinghi e così via, che a me mi gasano sempre un casino. Bellissimo. In quello, diciamo, è il genere, quello proprio che mi piace. Se poi ci aggiunge un pochino anche di metal e rock, vabbè, che dire. Beh, che dire, esatto. Esatto. Però io commuovermi, io sono abbastanza, come si può dire, un po' una bestia. Io sei un duro. No, non è che non mi reputo un duro, mi reputo neutrale. Sì, le apprezzo, ma boh, non... Non arrivi a quel punto, non ti è mai capitato di commuoverti con una traccia musicale? Non per la traccia musicale in sé, ma per quello che ci viene legato, sì. Infatti prima si stava dicendo proprio questo, ci sono delle colonne sonore che ti entrano nel cuore, ti commuovono soprattutto per i momenti che ti riportano alla memoria, no? Una sì, come un viaggio nel tempo. Esatto. E non c'è un cazzo da fare, eh? Poi ti emozionerà, ti fanno un timbro, un marchio che non si toglie più. Infatti ci dicono la colonna sonora di Vikings, stagione 1, durante i sacrifici agli dèi. Sì, Vikings per me è una colonna sonora, sigla compresa, che è da paura. È fantastica, sì. A me è capita questa cosa anche con determinate voci. Ad esempio, oggi, stamattina mi sono svegliato, chi mi segue su Facebook lo sa perché l'ho pubblicato, mi sono messo a sentire una canzone di Avril Lavigne. Oh, a me Avril Lavigne c'ha una voce, c'ha proprio un modo di cantare, un timbro vocale che ogni volta mi riporta alla memoria determinate cose dell'adolescenza, a prescindere poi dalla canzone, è proprio la voce in quel caso che mi esatto, tocca delle corde. Esatto, perché cazzo, Avril Lavigne, chi di noi non l'ha ascoltata al liceo? E cazzo sì, anche io ascoltandola proprio mi è tornato quel feels lì da giovinezza andata. Camilla, come siamo messi? Dammi 20 secondi. 20 secondi? Mamma mia, sono dopo dovrò mettere in primo piano di tanto in tanto anche Matt, perché voglio vedere la sua lacrimuccia. Matt sfoglia. Allora, ok. Ah, no, fermi. No, aspetta, dalla chat ecco cosa mi fa sempre piangere. La traccia finale di Mass Effect 3. Raga, quello veramente io lo sento e piango, secco, proprio... L'unica cosa che ho fatto di Mass Effect è stato il tema principale, e l'ho fatto in maniera molto stupida per trovare un escamotage contro YouTube che piange se usi le musiche di Mass Effect. Ah, sì? Però non ti consiglio di andare a sentire, perché è veramente molto stupido. Vabbè, ma che male c'è? A me piacciono anche i prodotti così leggeri, fatti apposta. Da problemi YouTube con Mass Effect, con le musiche? Ho fatto la release party del mio album il 5 aprile, e mentre chiacchieravo con Sabaco, lui mi fa: ascolta, tu non conosci Mass Effect? No, guardati sto trailer. E in sto trailer succedono robe, era il trailer di Mass Effect 2, e appena ho caricato, prima mi ha contestato il mio lavoro, la mia composizione originale, ho detto no Ciccio, non cominciamo, e poi mi ha contestato la musica di Mass Effect, allora dovevo creare qualcosa. Secondo me il problema non è tanto Mass Effect quanto secondo me la EA, sono sicurissimo che i problemi siano arrivati da lì. Sì, assolutamente, ma il lavoro che mi è stato contestato è l'arrangiamento di Iris Film, e mi è successo sempre per qualsiasi cover di Iris Film, anche utilizzando strumenti diversi, sempre la stessa segnalazione, una roba assurda. Ma YouTube è un po' stronzetto da questo punto di vista. È strano, è molto strano. Addirittura a volte ti riconosce delle tracce musicali che non c'entrano niente. Non c'entrano assolutamente nulla, e purtroppo non offrendo un servizio di assistenza, diciamo, adeguato, come lo offre Twitch, purtroppo tu, creator, non sai mai come dove sbattere la testa, no? Anche noi, esatto, con Intel ne abbiamo avuti dei problemi da questo punto di vista. A voglia. E poi magari hai anche la licenza per poter utilizzare quelle musiche, sì. E ugualmente ti contestano. Ma guarda, nei primi periodi di Luxastra stagione 2 abbiamo avuto addirittura dei problemi con la stessa colonna sonora di Andros, di Lullaby from Luxastra,
Noi avevamo, tra virgolette, il lascia passare dell'etichetta, eravamo una sorta di whitelist, eppure nelle prime settimane YouTube ci ha anche dato dei problemi dal punto di vista della visibilità, per questo è assurdo, veramente. È stranissimo. Comunque, ti vedo pronta, ti Sì, vedo carica. vediamo se funziona, se funziona tutto. Alla peggio, guarda, metto un sacco di riverbero così si copre tutto. Vediamo se va alla base. Mischia. Cos'è successo? Manca il riverbero! No! Thank you.
Matsuna. Bravissimo, complimentoni. Nonostante su Hangout, chissà quanto è stata limitata. Esatto. No, tra l'altro, ragazzi, sento una distorsione stranissima perché ovviamente io ho imbastito una roba, ho accrocchiato tutto. Sì, quindi, perdonatemi, chiedo scusa anche alla chat per varie distorsioni, perché guarda, non è mai un piacere. Sei riuscita comunque ad emozionarci. Io la leggevo la chat nel mentre. Dato grazie a King Shadow, Lasalek e Black JD per sub e resub. C'era gente che diceva mi sudano gli occhi. No, ma guarda che, allora, sicuramente tu sei molto più critica, no? Perché a livello di... Io sono una rompicoglioni pazzesca. Beh, ma certo, è più che normale ed è giusto anche che sia così. Lo siamo tutti nel nostro settore, siamo tutti un po' puntigliosi. Grazie Spectre95 per il sub. Però, oh, cavolo, a me, nonostante si sentisse che, ok, la qualità dell'audio non era top perché siamo in Hangout, tutte le problematiche relative alla live, eccetera, cavolo, sei riuscito a toccarmi. Nonostante non sia un gioco di quelli che ho fatto, quindi la soundtrack la ascolto sempre molto volentieri. Guarda, io ho scoperto relativamente tardi Kingdom Hearts, purtroppo, e quindi ho scoperto tardi Shimomura, che secondo me ha dato una possibilità a tante compositrici di entrare in questo mondo, e questo lavoro raccoglie i principali tre pezzi che sono utilizzati nei trailer, nei momenti finali, e devo dire la verità, lavorandoci non sapevo esattamente dove andavo a parare, ma mi interessava lasciare un segno, lasciare un'emozione che fosse appunto ricordasse un po' il battito del cuore, che correlazione fantastica e per niente scontata. Però non ovvia. Per me l'obiettivo principale, e me l'ha insegnato principalmente la saga di Kingdom Hearts, è metterci cuore. Poi anche metterci un bravo sceneggiatore non sarebbe una cattiva idea, però cominciamo dalla musica e dall'idea giusto. Artistica, partiamo dal cuore. Anche non spezzare il gioco in 50 miliardi di capitoli su 50 miliardi di console diverse aiuta, ecco. Ecco, magari, oppure dare un senso alla storia, ecco, partiamo dalle cose un pochettino più semplici. Un senso lineare che riesci a capire senza dover essere Sabaku. Esatto, cazzo. Tanto Flucky Love dice, non vedo veramente l'ora di vedere la terza stagione di Luxastra e poter sentire le musiche per i vari eventi. Anche noi, ovviamente. Anche noi. Noi probabilmente più di voi, ragazzi. Tanto ormai credo che a questo punto andremo probabilmente in comune, faremo in modo che noi di Intel ci dichiariamo legalmente una famiglia, sì, e quindi possiamo... Sì, sì. Vederci i nostri congiunti come se fossimo una famiglia. Esatto, ci sposiamo. No, ma guarda, io mi faccio volentieri adottare da Luca. Io lo accetto volentieri. Anch'io. Faccio papà io, sì, sì. Volentieri. Sì, che bello. Intanto Casper Crasher 90 mi fa notare, appunto, per Simone disabilita i suoni di Windows. Cavolo, che no, effettivamente... No, Simone è sempre Simone, non ci puoi... Ci sono i suoni che... di Windows. Ah no, vabbè. C'è stato un momento in cui è apparsa una notifica e mi sono detto, ma porcaccia la madosca, non so come toglierli, cavolo. Ecco perché... Ma quale? Ecco perché ho dovuto mettere più bene. Devi mettere la scheda. Era stato un aggiornamento, dudum, ma vabbè, è stata una cosa piccola, ragazzi, mi dispiace. Vabbè. mi piacerebbe molto un domani, quando tutto questo casino sarà finito, la quarantena, la cinquantena, la sessantena, averti ospite fisicamente, sentire fisicamente come il suono dal vivo. A proposito, tu fai mai concerti o cose di questo tipo? Intendi dire, cioè, al di fuori della quarantena? Eventi dal vivo dove suoni? La vita reale, nel caso sia la vita reale, assolutamente sì. Io lavoro in una rock metal band chiamata Mater Dea e facciamo concerti, e poi sì, suono principalmente in fiera, in giro, così. Ah, quindi ti è capitato nelle fiere di suonare? A voglia. Assolutamente sì, vabbè, noi ci siamo incrociati almeno 5.000 volte al Nerd Show,
Sì. Però è un paio di anni che ufficialmente ho cominciato a conoscere un po' di fiere. E devo dire la verità, cazzarola, mi è andata proprio de fortuna, sono sempre stata accolta con tanto amore e principalmente opero a Comic Con e Napoli, quindi. L'altra, sì, Napoli e Nerd Show, principalmente quelle due lì. È che una cosa che ho pensato quando abbiamo, diciamo, concretizzato la nostra collaborazione per Intel è stato anche questo, perché tanto tempo fa, ormai sono passati anni, mi ricordo di un evento dei Fancazzisti Anonimi, quindi il mio vecchio canale, sì. Qui a Milano, dove abbiamo proiettato al cinema l'ultimo episodio di Chat Roulette, ed è stata una cosa veramente al limite, sì, dell'assurdo. Mi sono emozionato perché l'apertura di questo show, dove sì, c'è stata la proiezione, ma c'è stato anche un Q&A, quindi un evento tranquillamente replicabile nelle fiere, era venuto Mark The Hammer, con il quale noi abbiamo collaborato tantissimo, yes, nel corso degli anni, e aveva fatto delle tracce dal vivo, tra l'altro molto figo, vabbè, perché Mark c'ha questa cosa che ci sono i vari Mark, i vari se stessi nello schermo, e lui collabora con i vari se stessi, quindi si era fatto questa cosa sincronizzata dove lui suonava, esatto, cantava, sì, parlava con i vari se stessi, vabbè, mezzo matto. Essendo che ci sarà questa collaborazione in Luxastra stagione 3, sicuramente quando sarà finito tutto, ricominceranno le fiere, faremo degli eventi con proiezioni dedicate a Luxastra. Te lo dico qua in diretta, a me non mi dispiacerebbe affatto avere la possibilità anche di suonare le tracce di Luxastra dal vivo. Sarebbe molto tesoro. Bello. Tesoro mio bello, io ci sto già pensando dalla prima volta che ho visto Luxastra. Ah, dai. Ho già immaginato un concerto intero con la collaborazione anche degli altri compositori, avere magari la possibilità di coinvolgere i disegnatori, e ho già addocchiato 3 o 4 musicisti che secondo me possono fare dei concerti pazzeschi e splendidi. Vabbè, quindi, insomma, è arrivato il momento di cambiare project leader, direi. Basta. Ma andate a cacare tutti, dov'è la mia carta? Un po' di rispetto. Una piccola qua domanda per Camilla. Conosci che pezzo di musica... Conosci il che immagino pezzo che chieda di conosci c'è. Qualche pezzo di musica celtica? Sì, sì, sì. Tipo Dulaman, magari. Sì? Sono un amante della musica tipo Fiddle Irish. E, per esempio, a me piace tantissimo, lo stavo studiando prima, tra l'altro, Shenandoah, che è questa qua. Cose di questo tipo, sono le melodie che mi hanno spinta a sperimentare un pochettino di più e sono il punto di partenza per la composizione di Luxastra. Wow! spoilerino, ma ne faremo un po' di spoilerini prossimamente per quanto riguarda soprattutto le tracce musicali. Non mi dispiacerebbe fare anche un piccolo work in progress, visto che tanto le tracce saranno tante, anche in diretta, a coinvolgere il pubblico da questo punto di vista. Sì. Pannelope ci dice, bella la musica celtica, mi è venuto da lanciare un D20, non ho un D20 a casa. Ma come non hai un D20 a casa? È inaccettabile questa cosa. È inaccettabile! Oh, boh. In tal caso, ok Google, tira un D20. Ecco, così sarà partito ok Google di tutti quanti. Come far triggerare gli utenti. Oh, mi capita spesso, ieri anche mentre ti ascoltavo in live, qualche volta dicevi ok e mi partiva l'ok Google del cellulare. Ma porcaccio Giuda! Ma perché ho la voce che sta simpatica a Google, evidentemente. Qualcuno di voi è mai stato alla Monterezio Celtica, visto che eravamo in tema? Purtroppo no. Che cos'è? Per noi ignoranti, che cos'è?
è una sorta di manifestazione, poi correggetemi se sbaglio, chat, è una manifestazione dove tutto è meraviglioso, è tutto a tema celtico, fantasy, e ci sono vari eventi e varie manifestazioni all'interno di questa, possiamo definirla fiera? Beh. Comunque sia, molto figo, è molto bello. Poi ci suggerivano dalla chat, ma a questo punto fate uno stand di Intel. Ma ragazzi, ma prima o poi ci arriveremo, ma prima o poi faremo proprio il Comic Con di Intel. Ma che cazzo? L'Intel Con, esatto. Poi ci sarà soltanto una stanza con al centro Sara e Giulia e basta. Scusa, è una stanza dedicata solo ad Andros, non la vogliamo mettere. Giusto, no, hai ragione. Allora, due stanze, una per Sara e Giulia e una per Andros. Però dobbiamo farle in fasce orarie diverse, perché altrimenti la gente poi si bugga, non sanno dove andare, no? Si vede, no, facciamo tipo i bagni. Cioè, è tratta per uno e è tratta per l'altro. Ok. Va bene, ma guarda che molti uomini andrebbero in quello di Andros, in realtà. Io non lo metto in dubbio, assolutamente. Come molte ragazze dovrebbero adattare Giulia, però sì, quello... sì, anche questo non lo metto in dubbio. L'obiettivo è la conquista del mondo attraverso i cuori della gente, ed è questo. Presto, spegni tutto, ce n'ho scoperto. Cazzo, e qua torniamo a Kingdom Hearts, ragazzi. Esatto. L'idea di fare delle versioni cantate delle future them, non so come si pronunziano, di Luxastra, Tim, vi sollecita? Ci avevo pensato, tra l'altro... Camilla, te lo dico qua in diretta, per quanto mi riguarda, valutiamo anche l'opzione di inserire un po' di voce in alcune tracce, perché no, ci potrebbe stare. Tu devi smetterla di spoilerare le sorprese, lo sto già facendo. Le stai già facendo, ok. Ma scusami, io aspettavo questo momento per liberarmi dalla prigionia di Sabaku e utilizzare un sacco di violino, un sacco di voci. Mi sento libera. Di librare come una farfalla, è vero che c'è, sì. Sabaku ti blocca da questo punto di vista? Oh, no, per carità, cioè lui mi vuole bene e mi lascia sempre carta bianca, però appena gli dico ascolta vorrei mettere un violino già mi guarda malissimo e mi fa un vocale di 30 minuti in cui mi rispiega i motivi per cui il violino non andrebbe troppo bene, poi lo convinco lo stesso, ma mi sento proprio a casa, cioè qui posso stare in pigiama e posso fare quel cazzo che mi pare. Comunque sì, assolutamente. Però 30 minuti di audio sono veramente da criminale di guerra, io lo dico, io voglio bene a Michele, ma madonna. A volte anche i miei ragazzi di Intel si lamentano dei miei vocali, c'è da dirlo, eh. Io sto cercando, mi sto allenando, sto cercando di migliorare. Sta, aspetto, però. Sì, è che a volte devo comprimere tantissime informazioni, quindi comincio a parlare velocissimo, non si capisce un cazzo. E i vocali sono... È bello che Simo parte con... Allora, vi mando questa nota audio perché... Poi quando si rende che sono passati 4 minuti... No, perché poi c'erano anche queste altre cose da dire... Ciao. Cosa cazzo è successo? Sì, è come entrare in una distorsione temporale, no? Che a un certo punto è lento il tempo. Esatto. Invece, compressione temporale. Sono molto più onesto, perché anche io ogni tanto faccio, soprattutto al povero Luca, faccio tipo 50 minuti di audio, poi, però ho visto che questa nota audio è lunghissima, facciamo che la interrompo qua, e vado avanti in un'altra nota audio. Che è lunga il doppio di solito. Che dura il doppio, ovviamente. Ragazzi, vi odio e vi amo allo stesso tempo, veramente, quando dite queste cose. Infatti ci dicono, Marti Milì, sopra il minuto... È una telefonata, non è più un vocale, porca miseria. Ma è un problema. È un monologo, ragazzi. Perché allora, io odio scrivere, odio veramente tantissimo scrivere con lo smartphone, perché il più delle volte, vabbè, i concetti che ci dobbiamo ovviamente trasmettere nei messaggi sono tanti, cioè non è che... Sono talmente tante le cose che riguardano Intel e Luxastra che poi Matt e Luca fanno parte della produzione, quindi abbiamo un gruppo a parte, ci mandiamo... scriviamo tantissimo. Per me scrivere tutte le informazioni a volte è difficile, mentre apprezzo molto di più i vocali. Io non sono uno di quelli che alza sugli occhi quando gli arrivano tanti vocali. Certo, vocali da 7 minuti, 10 minuti anche a me pesano un po', però effettivamente con la voce uno riesce a trasmettere molte più cose, no? Anche solo modulandola in un certo modo. Però ad esempio ti blocco un secondo, allora sì, vocali sicuramente riesci a mettere molte più modulare la voce in modo da far capire certe cose se sono battute o no, però mannaggia la miseria, quando in funzione
io devo cercare una cosa, un'informazione, e sono dentro ai vocali, io non la trovo più, quindi me le dovete scrivere le cose. Se mi dite, no, ma nel video lì, 57 minuti, no, devi fare questa modifica su un'illustrazione, perché eccetera, eccetera. E poi sono 400 messaggi vocali, e quando io il giorno dopo devo andare a fare le modifiche, magari, devo riascoltarmeli tutti. Invece se mi metti il testo... È vero, è vero. No, io faccio ragazzi... cerca e lo trovo. È vero, però dai, sto migliorando, adesso non mi sputtanate. Sì, stai migliorando. No, ma non ti stiamo sputtanando. No, no, cucciolo. Tanto grazie a Mer Greenside per il resub e Mark 2311 Gear. Ciao Peppe. C'è anche Nicoden e Spectre 95, non so quanti me ne sono persi, ma grazie ragazzi. 12 mesi di fila. Attenzione, Magri Inside, un anno. Yeah, auguri! Il nostro Peppe ci segue dagli albori. Tra un'ora ti arriva la pula sotto casa, l'ho mandata io, non chiedetemi come, reputati fortunato che ti lascio finire la live. Ah no, vabbè, ma questo era una risposta fragile, pensavo che fosse una minaccia, ragazzi, ormai sono abituato, ok? Ma perché? Spieghiamo a Simo che esiste la dettatura vocale. La dettatura vocale. Cos'è, sì, tu praticamente parli. Puoi dettare il testo. Esatto, puoi dettare è affidabile. No, scandisci bene le parole in realtà abbastanza. Sì, poi ovvio, scrivere è sempre meglio, però dai, fa il suo mestiere tutto sommato. Ma io a questo punto... Camilla... Non l'abbiamo convinto, mannaggia. No, non mi avete convinto, ma più che altro... Sto migliorando, migliorerò, ma ci sarà sempre un problema, perché le informazioni che ci dobbiamo passare sono tante. No, la verità, ragazzi, è che non vogliamo metterci troppo comodi, cioè che cazzo vi pare, che mo adesso che è, cos'è, ci stiamo per mettere comodi, no, non esiste. E facciamo le cose fatte bene, ma no, ma non scherziamo, cosa volete, qualità, ma dove, ma non scherziamo, non pazziamo. Ma siamo arrivati a circa metà live e io sono qui adesso a chiederti, Camilla, se hai un'altra traccia per noi. Ho bisogno di... ho fame. Ma assolutamente sì, Simo. Allora, visto che oggi sei fortunatissimo. Visto che fra poco ne devo andare, io caldeggerei per quella che inizia per M. Oh, tesoro. Allora sì, assolutamente sì. Andiamo con quella. Allora, vediamo un po'. Quella che inizia per M. Quale potrebbe essere, Simo? Non lo so. Non è Mamma mia degli Abba, neanche. Oh, beh, però gli Abba sono gli Abba. Gli Abba sono molto fighi. Vediamo un po' se la chat ci riesce a riconoscere. Sì. I miei occhi già si stanno intrecciando.
Applausi, applausi per Camilla, ragazzi. Yay, c'era gente in chat che si chiedeva: ma è velocizzata? È in real life? Che cos'è questa cosa? Con i superpoteri. Mamma mia, che divertimento! Quanto è stancante fare una roba del genere? Perché ti vedo. Cioè, sembra fisicamente anche abbastanza. Dipende da quanto voglio impazzire. Allora, per esempio, adesso mi sono lasciata un pochettino più andare. Sto studiando jazz in questi giorni, quindi ho improvvisato un pochettino, ho fatto un po' di roba. Non vedo l'ora di incontrarvi di persona, ragazzi. Un ringraziamento speciale, un abbraccio a tutti a distanza. Grazie, Marti Milì. Scusami, ti ho interrotta. Adesso ti do la parola. Ma nel frattempo sono arrivate delle resub da Amel Greenside, Lucas 46 e Marti Milì. Ci hai fatto una donazione. Grazie, grazie mille. Grazie mille, tesoro. Grazie, ragazzi. Meraviglioso. Ti stavi raccontando questa prestazione fisica. Questa prestazione fisica pazzesca. In realtà sono abituata durante i live a muovermi, ballare, saltellare, eccetera, quindi sono abituata a fare più sforzi fisici. Effettivamente, se stai qui 2 ore a far roba, eccetera, eccetera, dopo un po' te viene proprio il fiatone, dici sì, forse è il caso di fermarsi un attimo. C'è un allenamento viene speciale, anche male ai muscoli. C'è un allenamento speciale che devi fare per... In realtà no, dobbiamo fare più che altro attenzione a possibili problemi alla schiena o ai legamenti. Quindi tanto stretching e tanta forza di volontà per fare attenzione a non sforzarsi troppo. Anche perché, hai visto, sono già in una posizione innaturale. Sì, ogni tanto quindi, ti vedo, infatti, soffro per quindi, te. Ma in realtà non si soffre, però se non fai attenzione, cazzarola, ti ritrovi a 60 anni che c'hai il gobbone e ti metti a suonare così. Non è bellissimo? Effetti, no, non mi sembra al massimo. A proposito di gobba, proprio poco prima di iniziare la live mi è arrivato il pacco di Amazon, consiglio di Matt. Ho preso un affare. Bravo! Devo provarlo, non lo metto in diretta, magari finita la live la provo, anche perché stando tante ore davanti al computer ho preso questa roba qua che è tipo sono delle fasce che si mettono per stare un attimino dritti. Mm-hmm. A te ti è mai capitato? Ce l'hai anche tu? Yes. Yes. Attenzione. Ma poi figurati, per come sono fatta io fisicamente, io ho la tendenza già ad avere le spalle incurvate, quindi sono un miracolo, quella fascia lì mi ha aiutato tantissimo. Sì, devo dire che effettivamente sembra una cavolata, ma mi ci sto trovando molto bene. Sì, 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 sì. Poi da quando sono in quarantena stai scendendo sempre di più sulla sedia. Sì, infatti mi stavo raddrizzando perché proprio sciogliendo un secondo. Ma la stai indossando anche in questo momento? No, in questo momento no, perché adesso, ragazzi, vi saluto che vado a preparare l'altra live in, che abbiamo il torneo con Arcadia, la nostra squadra, e dovete fare le preparazioni. Esatto, preparare un paio di grafichine, un paio di cosine, scaldare il team. Allora, signori, facciamogli in bocca al lupo, ragazzi, in chat a Matt, che tra poco si destreggerà in questo torneo. E lascio il buon Matt, a questo punto faccio anche una proposta alla chat. Che ne dite? Anche a Camilla in diretta. Questa bella esibizione bardica, live del lunedì, la vogliamo replicare tutte le settimane? Che ne dite, ragazzi? Per me... Ah, dai, cioè vediamo un po' cosa dice la mia agenda, però sì, dai. Potrebbe stare, ci potrebbe stare. Vediamo cosa dice la chat. In bocca a Velvet intanto ti fanno, Matt. Bravi, bravi.
Bravo, voi mi piacete, ragazzi. O in bocca al corvo anche, perché no? In bocca al corvo pure mi piace, vai, ispirazione a tutti questi. Torneo di cose esattamente, ci vuoi un attimino spiegare? Allora, praticamente Arcadia ha organizzato questo torneo che si chiama First Blood, in cui faremo una... non sarà un vero e proprio torneo di League of Legends, useremo League of Legends solo come piattaforma di gioco, ma in realtà io manovrerò tre giocatori stile allenatore di Pokémon. E quindi questi tre giocatori dovranno eseguire i miei ordini e le mie direttive in partita. Sarà una cosa fulminante e il mio unico obiettivo non è arrivare primo, non è vincere, non è fare, ma solo dare le pezze a Giulia. Basta, io partecipo solo per dare le pezze a Giulia. Poi se batto Giulia poi mi disiscrivo, me ne vado, perdo, do forfè, trollo, non lo so, quel caso è, ma l'obiettivo è sconfiggere Giulia. Poi il resto è secondario. Ottimo, ottimo, ti fanno anche in bocca al buco. In bocca al buco. Mi piace il buco, mi piace, mi piace. Bene, bene, allora direi che la chat sono tutti contentissimi di quest'idea. Dopo il TG Rob il sabato, lunedì Camilla, ci sta, siamo contenti. Allora, salutiamo il buon Matt, che rivedremo tra un pochetto in live, sicuramente tanto dopo, anche a noi non è che ci rimane tanto di live, di diretta. E ovviamente vi ricordo a tutti quanti che tutte le live saranno sono visibili per i sub, sì, ma i VOD dopo 48 ore vengono ricaricate tutte quante nel secondo canale, che sta andando sempre meglio, visto che sta riscuotendo molto successo. E se vi siete persi il TG Rob, visto che l'abbiamo citato, ragazzi, proprio oggi verrà ricaricato sul canale youtube.com/IntailTV. C'è già uno shoutout di Guinness. Grazie, è nella squadra sbagliata, Guine, ma c'è Jabri che invece è una squadra giusta, quindi bravo, bravo Jabri, cattivo Guine. Ma com'è così? Perché Guine sta nella squadra sbagliata, ragazzi, ovvero quello di Guine. Va bene, ragazzi, io vi saluto, noi ci sentiamo dopo. Cami, è stato un piacere, quindi noi ci sentiamo lunedì prossimo a questo punto. È sempre un piacere per me, Matt, grazie. Quindi, ragazzi, buon proseguimento, ci si becca dopo e, come sempre, ricordate, credendo vides. Credendo bye vides bye. A te. Bye bye. Ciao. Ciao. Grazie, Guilash, che ci fa un bello shout-out anche del Twitch di Milla Music, Camilla, Brandcamp, ma... Stiamo preparando, ragazzi, stiamo preparando anche le nuove grafiche del canale di Twitch, se ne sta occupando la nostra talentuosa Elisa Serio, e prepareremo appunto anche degli infobox proprio per tutti coloro che vogliono esplorare i vari componenti di Intail, così che ci saranno le varie sezioni. Nel frattempo già trovate nell'infobox un sacco di altri riferimenti ai canali di tutto lo staff di Intail, credendo Ribes. Ma ti chiedevano, Camilla, cosa ne pensi di una intro per la campagna di vampiri di Gian? Perché tra poco finirà la campagna di Anime Selvagge e inizierà una campagna live. Sai che noi tutti i giovedì adesso andiamo in live con il gioco di ruolo. Sì. Ora, ci tengo già subito a mettere le mani avanti. Camilla, io la voglio bella concentrata su Lux Astra e in questo momento, anche se non stiamo già registrando, c'è molto lavoro da fare, quindi... Non voglio neanche sovraccaricarla, però ti chiedo, secondo te, in una campagna appunto di vampiri, che tipo di musica faresti? Ti viene in mente una colonna sonora che sai già fare, che si potrebbe sposare bene su una campagna a tema noir, vampiri? Allora, la scelta più scontata è andare sul gothic, no? Quindi andare a pescare strumenti barocchi e cercare di unirli a magari sonorità un pochettino più moderne, magari con dei synth, cose di questo tipo. Io personalmente, quando penso al vampiro, penso prima di tutto a Brad Pitt nell'intervista a un vampiro, non so se conosci. Ho presente il film. Luca, tu ce l'hai presente? Esatto. Assolutamente, sì, certo. Sì, sì, sì. Vabbè, io faccio riferimento principalmente al libro. Penso a quel tipo di vampiro, quello che comunque sia è un demone, sostanzialmente. Non mi piace il vampiro alla Twilight, non penso che piace a molti, perché non ha senso. Non sei di quelle. No, grazie al cielo. Non no, è scontato, quindi... sei femmina. Molte ragazze... Ma io non capisco. Cioè, ma
senza pensare a femmine, maschi, eccetera, non ha senso, non ci sono altre parole per poter descrivere una cosa del genere. Comunque sia, a me piace molto dare un po' di regalità, ma far capire che comunque sia non stiamo a parlare di gente altolocata, quindi sarebbe interessante sperimentare qualcosa per la campagna di Gian, ovviamente tempo permettendo. Certo, se ti viene in mente appunto una colonna sonora e dopo ce la vuoi comporre, sai che hai questa totale libertà. Bertaxet ci dice, per vampiri vedo bene Lullaby for a Sadist dei Korn. Sì, sì, ok, ci sta, forse un po' forte, un po' troppo, io invece sono più per il magico. Magic. Ma Camilla e Andros lavoreranno a qualcosa insieme o da soli? Ah, ragazzi, non vi diciamo niente, questo credendo Vides non mi espongo. Ma penso che la risposta sia abbastanza scontata, anche perché Andros e io ne abbiamo già parlato, quindi in realtà dovete seguire su Twitch Andros, che tanto in tanto facciamo robe pazze e diciamo cose. Francesco Caste 05, tanto, oddio, grazie Grito per il sub. Ci dice Francesco Caste, un appuntamento fisso, magari con un tema diverso ad ogni live, videogiochi, film, anime, ci potrebbe stare, perché no? Secondo me l'intenzione dovrebbe essere, vabbè, conoscermi un pochettino di più e conoscerci un pochettino di più, quindi spaziare, invece che parlare solo della musica, metterci qui a chiacchierare, poi come abbiamo fatto per la live sull'amore, che è stata molto bella, divertente, quindi assolutamente sì. Infatti quella live, Luca, tu non c'eri, ma abbiamo fatto una live tutta dedicata all'amore, dove, perché insolitamente, cioè, è stata strana come cosa, volevamo parlare di anime selvagge, però a caso sono cominciate ad arrivare un sacco di domande a tema amore, no? Ho passato un paio di volte a vederla, che ero più avanti e indietro, e infatti ero lì che guardavo e dicevo, ma che cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ha riscosso un sacco di successo, visto che sono arrivati anche dei commenti molto belli su YouTube ricaricandola, mi è piaciuta anche quella, perché no? Replicarla non c'è male, ma ovviamente se avete domande, curiosità su Camilla, sul mondo della musica, sentitevi liberi, che tanto alla fine, anche se ci mettiamo a fare musica, è sempre uno spazio anche per chiacchierare e conoscersi meglio. Comunque la sigla di Luxastra mi fa venire sempre la pelle d'oca da quanto è bella, se ci mettete in mezzo anche il violino svengo. Beh, ma forse Marti Milì se l'è persa, ma in una delle live precedenti dove c'era anche Camilla avevamo fatto sentire la cover di Luxastra e infatti no, aspetta, è svenuta e quindi non se la può ricordare. È svenuta. Ah, giusto, ecco perché. Giusto. No. Vabbè, ma gliela possiamo ricordare noi in caso, Perché no? Io, anzi, a tal proposito, vorrei fare un piccolo shout-out. Adesso faccio riposare un attimo Camilla, la faccio preparare per la psicologicamente per la prossima traccia. E okay, dato che si parla di Lullaby from Luxastra, voglio farvi vedere la cover fatta da Camilla, che è molto bello anche il video, come ti sei preparata. Io mi ero scioccato quando mi è capitato sott'occhio il tuo video. Non sai che bordello fare quel set. Infatti adesso la facciamo vedere e poi ci racconti un attimino come... Sì, lo commentiamo, il commento allora, dell'autore. Dietro quel video. Esatto. Sì, Camilla D'Onofrio. Eccola qua. Vediamo se riesco con le mie doti incredibili. Ale, siete pronti? Diamo il via alle danze? Diamo anche un bel like, che con il secondo canale non c'era. Poi vi lascerò il link, ragazzi, se volete rivedervela. Intanto questa è Camilla D'Onofrio, la cover di In Tail Luxastra.
alla B, scusate, non
Bellissima, bellissima la parte finale, mi è piaciuta tantissimo. Ma che bello, eri emozionata, cazzo, alla fine, cioè, avevi fatto, sembravi quasi incredula di esserci riuscita. Ma è così. Non te l'aspettavi di riuscirci. Ah, ti sento un po' metallica. Io ti sento molto, esatto, anch'io. Oh no. Provo a rientrare. Sì, prova a uscire e rientrare. Prova un Arrivo secondino. subito. Arrivo subito. Adesso aspettiamo tutta la lore che c'è dietro nella Sì, creazione di questo video. sono molto curioso. Non gliel'ho mai chiesto. Tanto sono arrivati tipo una valanga di emoticon di Andros. In futuro sarà possibile trovare gli spartiti delle sigle di Luxastra? Questa è una domanda che faremo poi ovviamente al compositore della sigla, che è appunto Andros. Che l'aveva già vista la perla. Se gli appuntamenti con Camilla diventeranno un appuntamento settimanale, lo chiamerei la rubrica Ispirazione Bardica. Carino, carino, Ci perché sta, no? assolutamente. Ecco, adesso ti sento decisamente meglio. Oh, sì, anch'io. Allora, sazia un attimino la nostra curiosità, Camilla. Come è successo? Come l'hai creato questo video? Allora, partiamo dal fatto che conoscevo già Andros, conoscevo già le sue abilità compositive, abilità bardiche, e appunto da poco avevo comprato la Loop Station, che è questa bimba. La Ok. Lupi, ok? E stavo studiando un po' come funziona tutto sto aggeggio. Chi ne sa, chi lo conosce lo sto aggeggio, sa benissimo che non è proprio semplicissimo da utilizzare, da sfruttare. E mi sono detta, ciao, vediamo se riesco a trovare dei pezzi adatti alla Loop Station. Quindi comincio a sperimentare un po', faccio un po' di robe, registro il tutto e dopo circa 15 minuti abbiamo l'arrangiamento di Luxastra. Ovviamente non potevo farlo durare 15 minuti, quindi mi sono messa a sistemarlo un po' e mi sono detta: cazzarola, devo farci assolutamente un video. Prima di tutto perché pubblico un video ogni morte di papa. E secondo di tutto è per me un'idea geniale. Ottengo l'approvazione dal mio manager, da tutti quanti, e quindi mi dico: oh, ma quindi io posso diventare davvero una barda? Perché per chi mi conosce da pochissimo, quando vado alle fiere, io non mi presento come Camilla D'Onofrio con diciamo un costume di scena che rappresenti me, proprio me, ma mi presento come una barda e presento lo spettacolo Violin and Dragons, cioè io mi sono immaginata come una barda che porta in giro per le fiere le musiche più belle dei videogiochi, eccetera, eccetera. E quindi ho cominciato e ho detto, caspita, se io fossi una barda all'interno dell'universo di Luxastra, come mi comporterei? Cosa farei? E allora mi sono immaginata di essere dentro, come si può dire, un bazar. Ok? Con tanti, tanti piccoli, come se fosse una sorta di piccolo stand improvvisato, pieno di tessuti arrabbeggianti, e quindi sono diventata ufficialmente la barda che gira per tutto l'universo di Luxastra a portare questa meravigliosa melodia, di Andros. Creare tutta quella scena, è costato la vita a un paio di persone. Sono immaginato proprio tutta la scena come se fosse descritta appunto a livello da master, no? Sì. Una locanda, senti odore di spezie, di profumi Sai d'Oriente. cosa mi sono immaginata? Più artista di strada, no? Che costruisco questa piccola tenda e davanti alla locanda e la gente passa e dice, io sono lì tutta figa, dico sì, questa è una melodia di Luxastra, vai, sì, certo. È vero, infatti AirProc 1 ci dice tutto questo, ovviamente è canon, assolutamente sì. Assolutamente sì. A me è venuta in mente invece la scena di, vabbè, lo chiamo Ranuncolo, ma nel videogioco è Dandelion di The Witcher 3 quando Sì. fa l'esibizione bardica nella locanda, anche Sì. perché un po' pure la scenografia che hai creato me l'ha ricordato. I colori più o meno erano quelli. E ho apprezzato una cosa che ho apprezzato molto di questo video, che tanti magari
spettatori di YouTube non si domandano è proprio la complessità della scenografia, che hai tutto ciò che c'è dietro. Molto spesso viene ignorato, no? Dice, vabbè, questo ha fatto un video, ci vuole in cazzo a fare video. Non è vero, io immagino quanto tempo tu ci abbia dedicato ad appendere tutti quei tendaggi, a fare. Tu non hai idea. No. Mentre facevo il one take, da un momento all'altro poteva cadermi tutto addosso, potevo morire soffocata da tutto quel tendaggio. E abbiamo rubato le tende al mio compagno e le abbiamo legate a delle lampade molto pericolanti. E poi, cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo rubato dei tessuti che erano delle tovaglie ed erano trasparenti. La madre del mio compagno ha sempre questi tessuti molto, molto vivaci, no? Molto sfarzosi. Quindi mi sono messa a attaccare tutto come se fosse una deficiente, perché ragazzi, non dovete fare quello che ho fatto io, Ma dove l'hai assolutamente fatto? Scusami, qual è la zona della casa che hai no. molestato? Ho sfruttato, vabbè, ovviamente la casa del mio compagno, se no dove potevo rubare le tende. E, siamo stati tipo, sarebbe considerata la sala cinema, è una stanza poco più grande di questa. E beh, io effettivamente occupavo, non so, 2 metri quadri, esagerando, così, ero Ok. proprio stretta, stretta, stretta. E non E si non avete idea percepisce, eh? neanche per le inquadrature, Non si cioè non avete percepisce idea. guardando il video che tu sia. Cioè, molto spesso questa cosa. Viene fatta in spazi o più grandi o comunque sia, ma no, non era fattibile, non era assolutamente fattibile. Sommo project leader, come ho detto al buon Matt, perché oltre che nel momento iniziale, nella pausa della sigla finale, dove vengono fuori i nomi delle sub, eccetera, non inserite una riproduzione di immagini X, non tenere nero lo schermo. Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Credendo vides, direbbe qualcuno di Esatto. nostra conoscenza. Credendo vides, esattamente. Invece ti chiedono, c'è cioè il buon Vannu, ti chiede se è possibile fare, dona un soldo al tuo Witcher, non so se tu, Twitcher voleva al tuo dire. Twitcher, Al esatto. tuo Twitcher. Aspetta. Immagino te l'avranno già chiesta in molti, perché c'è stato il periodo dove si E sentiva tutto. esatto, dove tutti erano impazziti, e l'ho fatto sentire la prima volta, la prima e unica volta al Nerd Show, perché nessun violinista avevo usato tanto. Però adesso vediamo se riesco a. Na, na, na. Ve la faccio in si minore. Il finale, bellissimo, bellissimo. Oh, beh, che dire, io ti ringrazio Camilla per essere stata con noi. E cosa? Quando vuoi, Quando tipo vuoi, il lunedì. tipo il lunedì, ma infatti a questo punto lo ufficializziamo. È canon, ormai è canon. E tra l'altro, appunto, ne approfitto per rispondere a tutti quelli che ci chiedevano: ma perché non mettete? Ve l'abbiamo già detto, l'info box lo stiamo aggiornando. E dedicheremo uno spazio a tutti quanti. Ragazzi, tranquilli. Nel frattempo, chiedo ai mod se possono fare un piccolo shout-out, perché tu oggi vai in live, giusto, Camilla? Esatto, vado in live alle 15. Alle 15, perfetto, Yes. perfetto.
Allora, se intanto tu ti vuoi andare a preparare e ci lanci un countdown, noi ci prepariamo anche per farti un piccolo ride, così che Sì. cosa farai oggi in live, Camilla? Allora, oggi ho intenzione di fare un po' di richieste, suoniamo un po', sperimentiamo un po' e ho voglia di cantare, quindi faremo music and performance. Ci sta. Ma fai anche su richiesta del pubblico? Yes. Madonna, allora mi sa che ti verrò a No, trovare. cazzo. Oh no! Beh, Simone bannato, Davide segna. Oh, ma perché? Non me lo merito. Vabbè, giocherò la carta Project Leader. Oh no! E tra l'altro ieri ho trovato anche l'altra carta, quella che ci hanno regalato al Bologna Nerd. Con la nostra Giulia che si fa una bella pomiciatina, grande Giulia, grande, grande, grande. Faccia la canzone del sole, Camì, ma ci sarà, ci sarà. E daremo spazio appunto, vi diamo appuntamento sempre a lunedì prossimo. Intanto finiremo questi ultimi minutini che diamo il tempo anche di prepararsi alla nostra barda per la live, io e Luca, e risponderemo un po' delle vostre domande. Intanto, Camilla, noi ti salutiamo, ti ringraziamo. Grazie mille, fanciulli, siete meravigliosi come sempre. Grazie a te. No, sei tu che sei meravigliosa. Ci vediamo, ciao, a dopo. Ciao. Ciao. E voilà, mettiamo anche un po' una piccola colonnina sonora di sottofondo a questo. Beh, sì, solo io e te in una scena molto intima. Oh yes, direi di ritornare su Caped come abbiamo iniziato. Passa a Very Mobile. Ah, la pubblicità! Ma Gesù santo! Come la pubblicità, ma non hai tipo adblock, quelle cose lì. No, sono molto contrario ad Adblock, Luca. Ma come un creator come te che mi suggerisce Adblock? Io ho detto non ce l'hai, non ho suggerito, ho chiesto solo se non ce l'hai. No, non ce l'ho, sono assolutamente contrario. Vedi come in maniera molto politica io aggiro il problema. Sì, l'ho notato, sei proprio un bravo master. Rasi al 93, i cerotti per coprire i baffi si moltiplicano, deduco che stiano crescendo bene. Simo, sono terribili. Luca ha avuto modo di osservarli ieri perché abbiamo fatto la seconda sessione della campagna che stiamo facendo offline. Tua seconda È sessione, la la mia tua seconda campagna è già sessione. partita da un po'. Esatto. Ed era terribile perché non è che li indosso tutto il giorno, tutti i giorni, questi cazzo di cerotti li metto soltanto per le live, perché sono arrivato a un punto veramente inguardabile, non ce la faccio più. E infatti vi dico già da adesso che mercoledì C'è il reveal. toglierò i cerotti in diretta, così avrete modo finalmente di assaporare questo gol dei 1000 sub che per me è stata una tortura, devo ammetterlo. Non metterei nella stessa frase i baffi di Simone e assaporare. Eviterei No, le no, cose. anche perché ogni tanto mi ci capita, magari mentre mangio, che sai, mi lecco le labbra e percepisco il rasposino del baffino adolescenziale. È terribile perché poi, cioè, mi guardo allo specchio e sono consapevole che questi non sono veri baffi. Vedo, c'ho questo baffettino con la divisione qui, cioè, veramente un incubo, ragazzi. Simone, tu sei solo invidioso che non puoi fare cose del genere, ti puoi infilarti penne qua dentro. Sì, lo ammetto, sono invidioso. Cioè, non sarei così tanto scomodo all'idea di avere i baffi se avessi anche il resto della barba. Purtroppo non c'è. Come pensa ai baffi di Antonio Banderas? Stiamo lì. Allora, sgancia sborsa, dai, i soldi per Spotify Pro, ma perché? Ok, togli i cerotti, ma evita l'effetto ceretta, mi raccomando. No, no, allora, ma questo non c'è questo pericolo, perché i miei baffi sono brutti, no? Sono radi, quello che ti pare, però sono molto forti. Perché appunto negli anni, da sempre, io li ho sempre rimossi con la lametta e quindi adesso c'hanno. Beh, in realtà voi non lo vedete, però io faccio così ogni tanto perché i peli fuoriescono dal cerotto. Cioè, hanno bucato il cerotto. Sono un incubo. Ah.
Vi dico cosa immagino, ci dice Kwaku Anansi. Jackie che sorvola una pineta e il grande drago indaco che compare dalle profondità della terra, mentre un gigantesco gufo appare oscurando il cielo. Un arco si tende e due lunghi pugnali gemelli saettano nell'aria, mentre la chiesa di Luxtos piomba nelle profondità della voragine e un avuto gracchiare rimbomba nelle fauci. Credo un acuto volesse dire, cioè è svenuto sulla tastiera. Molto bella questa immagine. Potrebbe essere potenzialmente un video musicale. Baffi di Ercole. Io invece ho i baffi e pizzetto alla Shaggy di Scooby-Doo. È tanta roba, insomma. Escono dai fottuti cerotti. Questo commento, ecco, lo facciamo mod adesso. Sì, anche secondo me merita. Anzi, secondo me potrebbe addirittura entrare come giocatore in più in Luxastra a sto punto. Eh sì. Vabbè, ma se me li facessi crescere un altro po', potrei addirittura fare da master. No, quello è la barba, non sono i barba. Cazzo, farei da mezzo master. Aiuto tu, master. Eventualmente la barba tipo da faraone, no? Quella dritta a punta qua davanti. Cazzo, quanto mi piacerebbe. E questo è uno dei motivi per cui invidio tantissimo voi barboni, perché avete la possibilità di cambiare look, no? Potete creare queste cose. Tu da quant'è che non te la tagli la barba, Lu? Sto cercando di fare esperimenti e vedere quanto lunga diventa. Ho anche preso le robine tipo da vichinghi per metterle dentro nella barba, devo provarle prima o poi. Maledetto, ti odio tantissimo. Simo, il prossimo pasto sono baffi all'alco. Il prossimo passo sono i baffi all'alcogan. Ma più o meno ci siamo, perché i miei baffi tendono a fare questo. Infatti quasi si intravedono, meno male che non ve ne accorgete, perché la qualità della mia webcam è abbastanza scarsina. Ma si sa già quando ci sarà la prossima live, se c'è un appuntamento fisso. Allora, noi andiamo in live tutti i giorni, dall'una alle tre, tranne la domenica. E per il momento la schedule è questa. Appuntamenti fissi che abbiamo sono il giovedì, che è l'unico giorno di variazione dell'orario, dalle 15 alle 19 c'è il gioco di ruolo. In questo momento c'è Anime Selvagge, che è praticamente quasi alla fine. Mi confermi, Master? Cioè, Master, Luca? Beh, sì, diciamo che sta andando verso la conclusione, sì. È ovvio che è impossibile saperlo né da parte mia né da parte di Matt. Dipende dai giocatori. Sì. No, molto, tutto in realtà. Però sappiamo che più o meno l'arco narrativo è quasi alla fase conclusiva. Almeno questo mi era stato detto da Matt. Sì. E adesso, come appuntamenti fissi, appunto, faremo live musicale lunedì e il sabato c'è il TG Rob, che io vi ricordo sempre, che è vero che alle 15 c'è la live di Camilla, ma troverete quando vi staccherete da Twitch su YouTube. Dalle 15 in poi ci sarà il re-upload del TG Rob di questo sabato, che è stato molto intenso, molto vario. Eh sì, ci sono un sacco di informazioni interessanti. Abbiamo spaziato praticamente solo su Twitch, però secondo me appunto potrebbe esserci spazio anche per altri argomenti. Il gufatore ci dice che poi dipende, perché molti tipi di barba stanno bene solo su alcuni tipi di faccia, quindi anche volendo farmi crescere una barba da vichingo sarei più come un mendicante fuori dall'esse lunga. Guadagnano bene i mendicanti fuori dall'esse lunga, È vero, è vero. Adesso magari no, però... No, adesso c'è un momento di crisi, è un periodo... Crisi. Devastante. Su Luxastra, in caso di morte del PG, il giocatore verrebbe escluso dalla campagna oppure creerebbe un personaggio nuovo? Questa domanda ce la fate continuamente ed ogni volta noi vi rispondiamo che la morte in Luxastra è reale. Cioè, nel senso, se un giocatore gioca male le proprie carte e gli stira il personaggio, stira, cioè non ci sarà un ritorno con un altro personaggio. Quindi noi abbiamo deciso di giocarla così. Poi, ovviamente, Luxastra è un mondo fantasy, D&D ci insegna che comunque ci sono delle situazioni in cui un personaggio in fase di morte può essere resuscitato. Esatto, diciamo che teoricamente andiamo a utilizzare quello che fanno in Fire Emblem, cioè i personaggi quando muoiono e non entrano più in gioco. Esatto.
Però appunto io non escludo che ci potrebbe essere anche questa opzione, ma dipende anche dalla situazione, sicuramente dipende da in che momento muore, perché comunque in Dungeons and Dragons, Luca, la resuscita, cioè come avviene, in che modi, in che casi un personaggio può essere resuscitato? Perché io so che il druido ad esempio ha un incantesimo. Sì, non solo il druido, ma in generale c'è l'incantesimo appunto di resurrezione, che è un incantesimo di, non mi ricordo che livello, ma elevato, che necessita anche di un diamante per funzionare. Quindi è comunque abbastanza raro da utilizzare. Ma ricordo che quello che ha sempre detto Matt, Lux Astra non è l'ambientazione di Dungeons & Dragons, è un'altra ambientazione. Esatto, quindi ha delle regole tutte sue. Esatto. In Dungeons & Dragons è possibile la resuscitazione. O ad esempio c'è anche un altro incantesimo che era nella 3.5, ma non mi ricordo se hanno convertito anche nella 5, adesso mi sfugge al momento, in cui era una specie di resurrezione ma in un altro corpo. Infatti mi ricordo che c'era un giocatore dei miei amici che aveva un cos'è che aveva? Un umano mago, e l'avevamo fatto resuscitare con questo incantesimo qua e si era ritrovato nel corpo di un gnomo. Ah, però sì, perché è vero che so che nel resuscitare c'è anche la possibilità di eventuale di cambiare razza, ma non classe, o anche classe. Ma quello, adesso al momento non ho l'incantesimo sotto mano, forse ragazzi se lo ricordano anche meglio in chat. Ti confermano che c'è anche nella quinta edizione, infatti. Eh sì, ecco, non mi è ancora capitato di prenderlo in mano, perché comunque sono incantesimi che sono, da master, sono un po' difficili da gestire, secondo me, perché se uno comincia a mettere, sì, vabbè, c'è questo incantesimo, quest'altro, alla fine il senso di pericolo e di morte, che è importante. Gian ci ha messo addirittura un episodio intero di Dice Tips dedicato alla morte del giocatore. Sì. Se comincia a mettere l'opzione ai giocatori di resuscitare ogni volta che, vabbè, sì, dai, ho attaccato un drago bianco a cazzotti, sono morto, vabbè, sessione prossima mi resuscita, e allora perdi però lo stile di gioco, che secondo me è importante in D&D, cioè far capire che c'è la possibilità di perdere, di morire. Vero. La morte in Lux Astra è reale, nel senso che se dovesse morire il personaggio muore il player in real life? Sì. Sì, certo. Qui ovviamente lo vedreste proprio, noi non lo taglieremo, non lo censureremo, lo lasceremo così. No, ma facciamo una live apposta. Quindi, in caso di morte quasi totale del party, come vi comportereste? Continuereste anche con due personaggi restanti? Bella domanda. È circostanziale, cioè nel senso, dipende tantissimo dal contesto in cui succede questa cosa. Se sopravvivono due personaggi che comunque magari dopo con questo trauma della morte, eccetera, hanno paura di combattere ancora, non sono personaggi che portano avanti, diciamo, la storia, eccetera, allora io, mi è capitato più di una volta, non tante per fortuna, ho parlato con i giocatori e ho detto: ragazzi, sì, uno di voi su quattro è sopravvissuto, però cosa vuol fare questo giocatore? Vuole continuare l'avventura, la campagna, eccetera, o si arrende? E fa: no, guarda, il mio personaggio non andrebbe avanti con questa cosa qua, quindi abbiamo deciso di chiudere la campagna, e è morta lì, letteralmente. Sì, dipende dal contesto. Dipende, è l'unica risposta che vi possiamo dare, a differenza del credendo vides, perché io più volte mi sono domandato questa cosa, cioè ci siamo detti, no, che Lux Astra vuole essere una serie reale, quindi ciò che accade, cioè se capita veramente un quasi team party killing, io non avrei intenzione di modificarla come cosa, piuttosto dovremmo sicuramente cercare di comprendere come portare avanti comunque la campagna, perché la morte dei personaggi non significa la morte della storia, le vicende proseguono, vanno avanti. Io ad esempio non sto dicendo che sarà così, però su due piedi comunque ribadisco, sono situazioni che vanno analizzate nel momento in cui avvengono, in cui accadono, però ora su due piedi mi viene da dire: se morisse eventualmente buona parte del party, una cosa che potrebbe essere interessante è proporre altri giocatori con altri personaggi che potrebbero unirsi ai restanti membri del party rimasti in vita. Questa è un'opzione
che io vaglierei, però non è una risposta certa questa che ti sto dando, ripeto, sono ipotesi, le vogliamo valutare nel caso in cui succederanno veramente questi disastri. Speriamo di no, perché cioè lo diamo per scontato che potrebbe succedere che qualcuno di noi muoia nel corso della sessione. Far morire tutti o quasi tutti i personaggi sarebbe veramente un peccato, ma potrebbe effettivamente accadere. La possibilità c'è. L'incantesimo di secondo livello suggestione non è sgravo? Gestione. Allora, volendo tutti un po' gli incantesimi di charm, suggestione, illusione, eccetera, se il giocatore volesse davvero, potrebbe renderli tutti abbastanza sgravi, insieme anche con un master che vede le cose in una certa maniera. Ad esempio, io posso portare l'esempio giusto quello di ieri, che hai fatto tu, Simone, con col tuo mago. Sì. E che hai fatto illusione di forza, giusto? Era allucinazione di forza, se non sbaglio. Volendo, suggestione, tutti quegli incantesimi lì possono effettivamente cambiare tanto le sorti di un party o roba del genere. Però anche lì mi pare brutto rispondere sempre dipende, perché sembra una risposta un po' buttata là, ma in realtà non lo è. Perché se ci pensate, la cosa bella di tutto il gioco di ruolo, di qualsiasi gioco di ruolo giocato dal vivo, diciamo, contrariamente ai videogiochi che vi danno un tot di opzioni, perché anche il migliore dei giochi open world di ultima generazione vi darà comunque una serie di opzioni limitate. Se invece giocate di ruolo, fate suggestione, ok, io faccio suggestione su una guardia e faccio in modo che pensi che la cosa migliore da fare sia quella di andare a trovare sua nonna che abita a 40 miglia da lì. Sì, si può fare, però quanto questa guardia si rende conto che la suggestione è corretta, è giusta? Cioè quanto, in base anche a un eventuale tiro di dadi o del background della guardia e così via, magari la guardia non ce l'ha una nonna e quindi dice, ah cavolo, io devo andare a trovare mia nonna. Ah no, aspetta, io nonna non ce l'ho, e rimane lì. Quindi l'incantesimo salta, per dirti. Certo. Sono talmente tante opzioni che dire dipende è l'unica cosa che possiamo dirvi. Vero. Ruben Rarochelle, sicuramente Matt ha già pianificato tutto il processo di morte al di là dell'eventuale ritorno, però pensavo che potreste consigliargli di prendere ispirazione dalle meccaniche di zombificazione di Sinerequie, dove un morto che si risveglia ha varie probabilità di diventare uno zombie senza coscienza, oppure uno un po' più potente, oppure una persona apparente normale, eccetera. Queste sono sempre idee, ma come hai già ipotizzato, Matt ha senz'altro pianificato il processo della morte, quindi più volte si è espresso comunque a riguardo. E mi sembra molto propenso per la morte definitiva. Sicuramente ci saranno comunque dei casi particolari, ma questa resta sempre una mia supposizione, in cui potrebbe applicare la resurrezione. Se uno dei PC si riscopre un dio, ho un sospetto nei riguardi di Han. Madonna. Ma perché questa cosa? Me lo spiegate? Sento tanti di voi in fissa con questa questione di Han potenzialmente una divinità. Comunque è partito il raid senza il mio consenso, va bene. Io intanto vi saluto tutti quanti, vi diamo appuntamento domani dalle 13 alle 15 e buon Luca, vuoi lasciare i saluti? Ciao, saluti, vi lascio così, va così. Bene, credendo Vides, ciao ragazzi, a domani, ciao, ciao. Domani.